Io devo restituire il complimento a Alfredo Marzocchi perché è un preside particolarmente brillante, perché riesce a far convivere in modo fruttuoso in una facoltà che era nata come matematica, poi è venuta la fisica, poi è stato introdotto l'ambiente, l'informatica, e queste quattro aree, ancorché limitate nel numero, però riescono ad essere non solo produttive ma anche in certa misura crescente e interessante, interagenti, e quindi questo credo che sia un buon risultato, e in conseguenza anche la nostra facoltà sicuramente impegnata anche su questo tema, oltre ovviamente, come ha detto il collega Cocconcelli, quella primaria che si occupa di alimentazione umana, che è la facoltà agraria. Adesso io, in questo tempo a disposizione, affronterò un problema che peraltro è stato richiamato anche da chi mi ha preceduto a vario titolo, e che riguarda quelli che possono essere dei criteri oggettivi, diciamo, in qualche modo quindi verificabili, in qualche modo governabili, e della cosiddetta sostenibilità alimentare. La parola sostenibilità di fatto l'ha detta bene il professor Cocconcelli prima, cioè un qualcosa che possa garantire innanzitutto la qualità nutrizionale, possa garantire che questo nutrimento sia per tutti, sia sufficiente per tutti, e sia garantito in tutte le aree del mondo, e sia compatibile da un lato con la nostra economia e dall'altro con l'ambiente, cioè con quell'insieme di fattori e di variabili fisiche, chimiche, biologiche, geologiche, che formano, direi, le coordinate di base del nostro sistema di vita su pianeta Terra. Ecco. Allora io mi soffermerò in particolare su tre aspetti. Oggi è molto in moda parlare dell'impronta ecologica, cioè il segno che io lascio nel bene o nel male quando passo, quando mi muovo nel mondo, io come persona o come gruppo sociale o come impresa o come Stato o come azione di governo. Ecco, questa impronta è un'impronta, nel senso che modifica il suono, lo deforma, lo cambia. Può essere un'impronta che dopo che si è camminati e come l'erba schiacciata ritorna, diciamo, allo stato iniziale, quindi non si è fatto nulla di male, ma può essere un'impronta invece che produce dei danni più o meno irreversibili. Se io cammino su dei fiori e li schiaccio, per un po' che i fiori non ci saranno più, potrebbero però rinascere. Ecco, oppure potrei con questa impronta cancellare per sempre alcune cose, oppure l'impronta potrebbe essere così tante che non cresce più erba dove mi muovo, ma restano solo terra e sassi, e questo sarebbe disastroso. Noi dobbiamo quindi dosare le nostre impronte, dobbiamo mettere le nostre piedi con attenzione su questo pianeta, che non significa che non dobbiamo o non possiamo camminare, dobbiamo camminare bene, e siccome siamo in tanti e dobbiamo camminare tutti, dobbiamo riuscire a camminare lungo le strade giuste, in modo che siano compatibili con tutto ciò che ci circonda e col diritto di tutti di camminare. Detto questo, ci sono tre impronte particolari che sono assolutamente cruciali per la produzione agroalimentare, per la nutrizione del pianeta, per i temi di Expo che ricorderò, Feeding the Planet, Energy for Life, e cioè l'impronta che lasciamo in termini di acqua, che è il bene forse più prezioso insieme all'aria, no, che respiriamo, e in termini di carbonio, che è così importante per, non solo per il suo ciclo biogeochimico, ma per quello che importa ai fini del cambiamento climatico, e l'impronta di azoto, che ultimamente si sta scoprendo, in realtà i colleghi d'agraria l'avevano presente da decenni, ma adesso fortunatamente anche i policy makers del mondo si stanno accorgendo di quanto sia impossibile garantire una sostenibilità ambientale, soprattutto nel settore agroalimentare, se non teniamo conto dell'impronta di azoto. Allora, l'impronta, partiamo di carbonio, che è quella più nota. Allora, partiamo da un documento che è fondamentale per lo sviluppo agricolo europeo, che è il piano agricolo comunitario nel settennio 2014-20. Da poco è cominciata la programmazione settennale del settennio 14-20. L'Unione Europea, sapete, programma di 7 in 7 anni, e adesso abbiamo di fronte molte sfide. Tra l'altro il 2020 è una data
una deadline, come si chiama, un traguardo molto importante e ambizioso per l'Unione Europea sotto vari aspetti, l'ambiente, l'energia, l'economia verde, la lotta al cambiamento climatico, la programmazione agroalimentare. E nel documento preparatorio, che è una comunicazione della Commissione Europea fatta già 3 anni fa, e che viene poi ripresa ampiamente in tutte le linee direttrici del PAC, si evidenzia il fatto che bisogna sfruttare molto di più il potenziale di tutto il comparto agricolo e direi agroalimentare in materia di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico. Mitigazione significa mitigare il cambio del clima attraverso la riduzione dei drivers climatici, cioè dei fattori che alterano il clima, come i gas, appunto, clima alterante a partire dal biossido di carbonio, da CO2. Dall'altra parte, l'adattamento significa che il clima comunque sta cambiando. E l'ha riconfermato il rapporto uscito pochi giorni fa dall'IPCC, il clima sta cambiando, per quanti sforzi si possano fare, per quanto di successo possano essere le politiche che intendiamo mettere in campo, ci vorranno comunque almeno qualche decennio, se non parecchi decenni, perché la deriva climatica venga arrestata. Nel frattempo, in qualche modo, dobbiamo convivere con questa alterazione climatica che ha tutta una serie di conseguenze. E di conseguenza dobbiamo adattarci. Adattarci significa mettere in campo, e vedremo come nel settore agroalimentare, delle misure perché la produzione agricola si mantenga ai livelli attuali, che sono sufficienti, a stento sufficienti, ma sono sufficienti. E che l'alimentazione umana sia quindi intelligente, smart, come si dice, nel senso che non ci siano gli obesi da una parte e gli affamati dall'altra. E un altro aspetto molto importante in cui l'agricoltura è chiamata in causa, anche se ne parlerà anche in sede Expo, è il problema dell'uso dei suoli, non solo perché ci siano suoli sufficienti disponibili per la produzione agroalimentare, ma perché i suoli possono essere sani dal punto di vista biogeochimico e quindi trattengano per esempio il carbonio sotto forma organica, perché altrimenti il carbonio rilasciato dai suoli aumenterebbe ancora più sotto forma di CO2 e l'effetto serra del pianeta, alterando ulteriormente il clima. Quindi questi due aspetti, mitigazione e adattamento, sono due facce di una stessa medaglia che va in qualche modo tenuta presente. Allora, in agricoltura è molto interessante guardare il cosiddetto impronte di carbonio, perché questo grafico, che è molto semplice, se lo guardate bene, rappresenta la tipica famiglia americana. Guarda che la famiglia europea siamo un pochino meno, ma siamo lì. È una tipica famiglia americana, per esempio di 4 componenti, genitore e 2 figli, e consuma, diciamo, globalmente, per vivere, no? E 48 tonnellate di carbonio per anno, almeno è quello che immette in modo netto, al netto cioè di ciò che entra, di ciò che esce del ciclo del carbonio. Si emettono 48 tonnellate, in realtà 48 tonnellate di CO2, per essere più precisi, che sarebbero circa 13 tonnellate di carbonio. Bene, allora diviso 4 significa che sono 12 tonnellate a testa. Bene, e da dove vengono? Allora, nel muoversi, nei trasporti, a partire dai propri automobili e veicoli a combustibili fossili, poi andando a vedere altri settori, abbiamo che solo i trasporti assorbono, vedete, 15 di queste 48 tonnellate. Poi c'è tutto ciò che serve a far andare avanti la casa, dal riscaldamento, consumo di elettricità, gas, gestione dei rifiuti. Poi sono le merci, i servizi, ma io ho cerchiato di rosso, perché oggi parliamo di questo, l'alimentazione. Bene, e ben quasi 8 di 48 tonnellate, quindi circa un sesto, ecco, e CO2 emesse è per il tipo di alimentazione. Ovviamente bisogna sopravvivere, però adesso andremo a vedere nel dettaglio meglio questa emissione di carbonio collegata all'alimentazione. Allora, ci sono vari tipi di dieta, no? Bene, e per esempio qui sono elencate 5 diete, di questo è il tema per Expo fondamentale. Allora, quelli che gli piacciono la carne, mangiano molta carne, la media delle persone è quella cerchiata di rosso, quelli che non mangiano carne, però mangiano formaggi, latte, latticini, eccetera, e io appartengo più che altro a questi. Poi ci sono i vegetariani puri, quelli che non mangiano neanche latte e formaggi, e i veganiani, benissimo. E, cioè no, i vegetariani no, mangiano in realtà anche i latticini, ma nel no beef in realtà sono messe anche le carni bianche, io dimenticavo di dire. Nel no beef sono messe anche le carni bianche, ma non le carni rosse. Bene.
Allora, vedete che i consumi di carbonio sono molto diversi. Per esempio, se voi prendete un'alimentazione centrale, quella no beef, che è quella che in fondo che non vi toglie nulla, ci sono i latticini, i formaggi, c'è per esempio carne, c'è pesce, c'è carne anche di pollo e anche carne di maiale, perché il maiale è un animale che assorbe, che è molto più compatibile con l'ambiente di quanto sia l'alimentazione, l'allevamento bovino. Vedete che la colonna centrale, che non chiede grande sacrificio, una dieta intelligente, consuma solo poco più della metà di quelli che ci danno sotto con la carne. Quindi vedete che i consumi individuali, la nutrizione, la strategia di alimentazione è molto importante. Adesso la vediamo, una cosa ancora più interessante. Se noi andiamo adesso dall'impronta di carbonio a vedere l'impronta di acqua e torniamo al problema dell'alimentazione, vediamo una cosa interessantissima. Questa figura è presa dal Norilla Center for Food and Nutrition. E a mio giudizio c'è un piccolo errore, qui forse il collega Concelli potrà poi aiutarmi a dirvi se è vero, ma non altera assolutamente il quadro. Allora, di tutta questa serie di prodotti che derivano dall'agricoltura, comprese fibre vegetali o pelli animali per fare il tomaio delle scarpe, eccetera, ma guardiamo i prodotti alimentari. Io ho cercato in rosso un hamburger, cosa che piace a tutti, anche a me, devo dire, ogni tanto si va, si mangia, ecco. E l'hamburger dà un certo contributo nutrizionale. Se voi, invece dell'hamburger, mangiate un uovo, un pomodoro e una patata, avete più o meno lo stesso apporto in termini di proteine animali, in termini di carboidrati, in termini di grassi, in termini di sali e di vitamine. Però l'hamburger assorbe, per produrlo, 2.400 litri d'acqua, mentre la somma di produrre un uovo, un pomodoro e una patata assorbe circa un decimo. E l'errore secondo me sta che il pomodoro non sono 13 ma sono 130 litri d'acqua, ritengo dai due calcoli che ho fatto io, però non cambia assolutamente il sistema, perché la somma dà meno di 300, quindi dà poco più di un decimo di mangiare l'hamburger. No, no, questo non sembra un pacchino, questo sembra un bel pomodoro, come vi ho insegnato. Comunque, in ogni caso, voi capite che cos'è una dieta intelligente dal punto di vista ambientale, che senza sacrificare per nulla gli apporti nutrizionali, anche i gusti tutto sommato, ecco, produce un risultato ambientalmente molto più favorevole. Allora, la terza impronta, che è quella di cui ci si accorge con maggiore intensità negli ultimi anni, è quella dell'azoto. Allora, l'azoto è assolutamente fondamentale per la nutrizione delle piante, per la nutrizione animale, per la nostra stessa nutrizione, perché tutte le proteine poi si basano anche sull'azoto, per esempio. Non solo, anche gli acidi nucleici, eccetera, ma è importante perché l'azoto è soggetto a un ciclo molto rilevante che nel campo dell'agricoltura e alimentazione parte dal suolo e dall'aria e dall'atmosfera, va dentro la crescita delle piante, cioè i prodotti della produzione vegetale agricola. Questa viene in parte presa e mangiata come tale da noi, in parte va a nutrire gli animali, i quali crescono su questa alimentazione, e poi noi usiamo i latticini piuttosto che la carne degli animali, eccetera. E questo insieme di flussi genera però delle dispersioni, diciamo così. Abbiamo che i prodotti azotati vanno nelle acque, per esempio i nitrati, e rendono le acque non salubri o eutrofiche o comunque non adatte ad una corretta alimentazione in termini di bevanda. Oppure vanno nell'aria sotto forma di ammoniaca, di azoto ammoniacale, lì producono forme di inquinamento diretto e indiretto più o meno gravi. Inoltre l'azoto va portato nei terreni come fertilizzazione, quindi costa dal punto di vista chimico, economico delle risorse e inquina da altri punti di vista. E quindi il tenere sotto controllo l'azoto è un po' come tenere sotto controllo il carbonio c'entra più con il cambiamento climatico, certo anche l'azoto in parte c'entra, però l'azoto c'entra molto di più con la salubrità e la durevolezza delle prestazioni dei nostri suoli agricoli, c'entra con la salute dei nostri corsi d'acqua, c'entra con la qualità dell'aria e c'entra con l'alimentazione umana. E in particolare vorrei sottolineare come un'importante convenzione internazionale delle Nazioni Unite, la Convenzione sull'inquinamento transfrontaliero a lunga distanza,
che ogni anno a Ginevra, al Palazzo delle Nazioni Unite, tiene dei meeting tecnico-politici molto rilevanti. Io ho la fortuna di parteciparvi come delegato italiano a questa convenzione, e anche quest'anno a Ginevra abbiamo discusso a lungo, ed è emerso ancora con più forza che negli anni passati questa raccomandazione da parte delle Nazioni Unite, che è stata trasmessa alla Commissione Europea, che rappresenta Ginevra, che l'ha accolta certamente con attenzione e con favore, no? Di regolare il più possibile i cicli dell'azoto nel settore agricolo. Questo ai fini della gestione delle attività agricole. Come vedete, io tradotto dall'inglese queste quattro raccomandazioni finali, sintetiche, che questa Convenzione delle Nazioni Unite ha consegnato ai 53 paesi aderenti e ai 27 paesi dell'Unione Europea. E lo sviluppo di sistemi regionali basati anche su incentivi per ottimizzare i flussi di azoto, e iniziative che valutino le relazioni, come dicevo prima, tra una dieta sana e accessibile a tutti, per la dieta umana, e la componente azotata, e infine il ruolo che la gestione dell'azoto, anche in termini di gestione degli effluenti, può avere per un'economia verde, cioè un'economia sostenibile. Un altro punto collegato un po' a tutto quanto vi ho detto riguarda, e qui scendo poi in Lombardia, così siamo a casa nostra e vediamo degli esempi che ci toccano direttamente, ed è il problema del rapporto tra agricoltura, quindi alimentazione, e cambiamento del clima, di cui tanto si parla. Ecco, una delle tendenze climatiche che tutti sappiamo è quello dell'aumento delle temperature. Un'altra è quella della variazione del regime delle precipitazioni. In particolare, per stare a casa nostra, quello che si prevede, che i modelli climatologici prevedono per questo secolo, per i prossimi diciamo 70-80 anni, è che le temperature aumenteranno nella nostra regione a un ritmo maggiore, non tanto solo in Lombardia, intendo dire regione poi climatica, intendo l'Italia settentrionale per esempio, addirittura l'Europa centrale, ma rispetto alla media planetaria, dove sentiamo sempre parlare dell'aumento di 2 gradi come aumento massimo tollerabile, in realtà il ritmo di incremento della temperatura in Europa è circa doppio, e nella regione alpina e subalpina è triplo addirittura. Quindi significa che se noi riusciamo a imbrigliare l'aumento di temperature 2 gradi nell'emisfero settentrionale della Terra, noi rischiamo davvero un aumento fino a 6 gradi nelle regioni alpine e fino a 4 gradi nel bacino padano, quindi bisogna stare a maggior ragione attenti. E l'altro riguardo il problema del cambiamento, delle variazioni del regime delle precipitazioni. Guardando a casa nostra, la nostra produzione agricola, per esempio lombarda, e in generale della Valle del Po, e noi notiamo che i modelli di evoluzione climatica dicono che sostanzialmente le precipitazioni totali non dovranno variare molto, però cambierà molto la distribuzione delle precipitazioni nel corso dell'anno, quindi avremo siccità prolungate d'estate, che tra l'altro è il periodo di massima produzione agricola, siccità invernali, e grandi e intense, forti e intense precipitazioni nelle stagioni intermedie. Quindi c'è un'intensificazione di quelli che si chiamano gli eventi estremi, quindi precipitazioni molto forti per pochi giorni, che provoca oltretutto dei disastri come quelli delle alluvioni o delle esondazioni, eccetera, ma soprattutto estremamente irrazionale dal punto di vista di gestione delle acque, sia per usi idroelettrici, sia per usi agricoli, e come sapete, perché noi siamo ricchi di acque nella parte alpina e in generale in Lombardia, si stanno già determinando delle tensioni di gestione tra i due massimi utilizzatori, cioè gli agricoltori da un lato e quelli che gestiscono la produzione elettrica dei bacini idroelettrici delle Alpi, perché tutti e due vorrebbero il massimo dell'acqua proprio d'estate, perché nel massimo i picchi di richiesta elettrica per il condizionamento sono d'estate, e il picco di richiesta, date le temperature e il ritmo di crescita dei vegetali per la produzione agricola, sono d'estate. Quindi è lì che ci sono i punti di vista conflittuali, ed è lì che quindi il dato climatico diventa più critico. Questo solo per far vedere, e adesso non voglio entrare nei dettagli, ma dai colori che vanno verso il verde e il blu, che significa una diminuzione, mostra quando nel 2003 abbiamo avuto la famosa estate estremamente calda, vi ricordate, un incremento di temperatura rispetto alla media del triennio in cui si è collocato il 2003, c'è stato un calo di produzione di biomassa, che significa anche calo di produzione agricola, oltre a calo di accrescimento anche delle foreste di pianura. Ecco, un altro elemento importante da questo punto di vista è che i suoli agricoli sono un patrimonio assolutamente prezioso,
di capacità, come dicevo all'inizio, di trattenere il carbonio. Il carbonio che si trova in forma organica e che contribuisce alla fertilità dei suoli. E i cosiddetti stocks di carbonio, cioè le riserve, sono da noi soprattutto nei suoli agricoli e quindi dobbiamo tenerceli molto cari e gestirceli molto bene. E, tra l'altro, più il suolo è gestito bene, più il carbonio sta nei suoli, meglio crescono anche le piante, migliore la produzione agroalimentare. In caso contrario, se il suolo viene lasciato andare, se le superfici artificiali aumentano troppo, come ahimè stanno troppo aumentando, se l'uso dei suoli diventa un abuso dei suoli, se noi non sappiamo gestirli anche con tecniche agronomiche opportune, abbiamo un calo, abbiamo perdite di carbonio, significa aumento di CO2 in atmosfera, aumento della pressione climatica, di cambiamento climatico, ma anche diminuzione della fertilità complessiva dei suoli. Quindi questo patrimonio che abbiamo, che è un patrimonio di centinaia di milioni di tonnellate di carbonio accumulate nel suolo della Lombardia, va tenuto molto caro. Ultimo punto è il clima sta anche cambiando l'inquinamento atmosferico in peggio, perché tra i vari inquinanti, noi parliamo di agricoltura e di alimentazione, l'ozono, che è l'inquinante più tossico dal punto di vista vegetale, cioè è l'inquinante che si chiama appunto fitotossico perché danneggia fortemente i sistemi, diciamo, di fotosintesi e in generale il metabolismo delle piante, e questo significa che alti livelli di ozono, voi vedete qui un indicatore, quello usato dall'Agenzia Europea dell'Ambiente, che è l'indicatore a cui la nostra normativa europea deve attenersi, e che è un L'OP40, non sto a spiegare cosa vuol dire, ma è sostanzialmente un indicatore di esposizione della vegetazione alle concentrazioni atmosferiche di ozono. Voi vedete che la zona più critica, cioè quella in violetto, è proprio la pianura padana. E questa è una condizione, tra l'altro, è cioè un dato del 2010 che è stato un anno relativamente tranquillo, non è stato uno degli anni brutti. È l'ultimo dato completamente disponibile, è pubblicato dall'Agenzia Europea dell'Ambiente. Quindi, significa che, cosa significa? Che se le concentrazioni di ozono restano alte, questa è una proiezione fatta da una in sede internazionale limitata all'Italia, ecco, nel 2030, cioè tra meno di 20 anni, rischiamo di avere, oltre agli abbattimenti, i cali di produzione già oggi riscontrabili, ulteriori cali di produzione. Qui sono riportate 3 colture assolutamente strategiche per la nostra produzione agroalimentare: la soia per l'alimentazione animale, il mais per l'uomo e per l'animale, e il grano, soprattutto per noi. E vedete che a seconda dei due scenari più verosimili di evoluzione delle emissioni climalteranti nel prossimo ventennio, e noi abbiamo che la soia può avere cali produttivi che vanno dal 20 al 45%, il mais da 4 al 10%, perché il mais è meno sensibile all'ozono, e il grano duro, che è molto più sensibile, dal 15 al 30%. Quindi rischiamo di avere un calo di produzione sensibile dal punto di vista agronomico. Ecco, ovviamente sono anche degli aspetti positivi, questo è mantenuto conto, mi avvio adesso alla conclusione, nel senso che, chiaro, se aumenta le temperature, e cambiano la localizzazione di molte colture, per esempio l'olivo, se vedete la situazione attuale, il grafico di sinistra, poi quella di destra, vedete che nel ventennio tra il 2030 e il 2050, a maggior ragione dopo il 2050, l'olivo si espande quasi tutta la pianura padana, cioè potremmo coltivare olivo e poi avremmo ottimo e a basso prezzo olio d'oliva extravergine, però questo è un vantaggio, però vedete che dall'altra parte ci sono svantaggi, ahimè, molto più consistenti, però è giusto tener conto dell'una e dell'altra cosa. In Siberia si coltiverà molto meglio molte colture, però l'Africa sarà in una situazione assolutamente disastrosa di desertificazione. E, ecco, questa credo sia l'ultima figura. E, allora, di fronte a questa sfida per l'agricoltura, quindi anche l'alimentazione umana, dovuta al cambiamento climatico, dicevo prima le due parole chiave: adattamento e mitigazione. Adattamento cosa significa? Ma dovremmo considerare seriamente lo spostamento del dato di semina, questi colleghi agronomi lo sanno bene, già lo stanno facendo, lo stanno suggerendo, gli spostamenti di tipologie di colture dalla pianura alle zone prealpine o viceversa, e la modifica di sistemi di gestione, per esempio l'agricoltura conservativa, quella che mira appunto a mantenere il più possibile il carbonio nei suoli, oppure il miglioramento dei sistemi di irrigazione che siano meno intensivi dell'acqua, come l'irrigazione guidata o l'irrigazione a pioggia, anziché quella
basa più sul ruscellamento, diciamo, le grandi quantità di acqua e la canalizzazione delle grandi quantità di acqua, cambiamento nell'uso dei suoli, almeno bloccare l'uso dei suoli dal punto di vista artificiale, cioè cercando di costruire laddove ci sono già i suoli occupati, cercando di usare infrastrutture dove già ci sono, diciamo, delle aree artificializzate. E poi valutare anche i meccanismi di assicurazione contro eventi o contro eventi dannosi economicamente estremi. Mentre le azioni di mitigazione sono quelli di potenziare il sequestro del carbonio, quello di partecipare ai mercati di scambio del carbonio, e come è possibile in base al protocollo di Kyoto e a quanto sta seguendo, e migliorare per esempio laddove è possibile, laddove non genera conflitti eccessivi con l'alimentazione delle colture energetiche, perché bruciare la legna e il combustibile biomassa è un'ottima alternativa ai combustibili fossili, e infine usare tecnologie pratiche che possano ridurre comunque le emissioni di gas dal sistema agricolo. Ecco, quindi come vedete, e concludo, sfide non ne mancano, e sono sfide comunque che sono affrontabili e che sono affrontabili con successo se si parte dall'idea che tutti possiamo e dobbiamo fare qualcosa, quindi diversi livelli di governo, dal locale a quello europeo e internazionale, i diversi stakeholders, cioè gli operatori economici, gli operatori sociali, tutti gli attori della filiera agroalimentare, e il pubblico e quelli che si alimentano, no? Appunto, l'educazione dei consumatori di alimenti, e in generale direi la scuola, l'educazione, ecco, dall'asilo dove c'è la mensa e i bambini mangiano e devono sapere cosa mangiano, gli alimentari dove possono capire già di più da dove vengono e a cosa servono i prodotti, via via, fino all'università, fino alle facoltà agrarie ed oltre, dove invece bisogna saper formare ed educare un paese ad un'agricoltura e uno sviluppo sostenibile. Ok, grazie per la vostra attenzione.